Ecco, stiamo vedendo l'intervento di Cristo nella vita di Paolo, l'incontro con il risorto nelle lettere di Paolo. Ci è rimasto di vedere Galati 1:15-16, in cui Paolo dice: "Ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi alle genti." Ecco, la rivelazione di Cristo in Paolo. Bene, fatto questo excursus nelle lettere di San Paolo, andiamo velocemente agli Atti. Questo già l'avete studiato nel corso precedente che avete fatto sugli Atti degli Apostoli, quindi non ci entriamo. Diciamo solo che nei tre racconti che Luca presenta della conversione, poi vedremo anche il termine conversione, la sua valenza in questo contesto specifico, fa appunto di questo evento di Paolo, nella vita di Paolo. E è interessante una cosa negli Atti: normalmente Luca non fa doppioni, non ripete per due volte la stessa cosa. Ripetere per tre volte la stessa cosa significa che appunto quello è il cuore, no? Della vita di Paolo, e da lì nasce tutto, l'incontro con Cristo. Va bene, questi racconti li abbiamo al capitolo 9, al capitolo 22, al capitolo 26. Bene, quali sono i punti fondamentali dell'evento di Damasco? Allora, 1. Bisogna parlare di un incontro reale e trasformante con Cristo risorto. Non è una cosa spirituale, una cosa mistica, ascetica, fuori da non so che. No, no, incontro reale con Cristo risorto. Un incontro che l'ha trasformato completamente. C'è stato anche un dialogo: "Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?" E dopo l'invio che Cristo fa, tu mi sarai testimone, ora alzati. Io ti manderò, ecco quello, tutto un dialogo, non solo una rivelazione uditiva, ma anche visiva, non solo un evento interiore, ma anche esteriore. Questo è importante. Negli Atti degli Apostoli, avete letto che Paolo è caduto da cavallo? No. Va bene, non entriamo in questo. Però nella tradizione, anche nei quadri, si vede che Paolo è caduto da cavallo. È caduto, adesso da dove è caduto non si sa. No? Probabilmente però per il timore. Va bene. Ma viaggiavano a cavallo? Dopo vedremo. Allora, secondo punto, l'evento di Damasco è allo stesso tempo conversione, rivelazione, missione. Va bene? Questi tre punti si condensano in questo incontro. Che significa conversione? Questo dobbiamo essere un po' attenti, perché tante volte si parla di conversione. Ci abbiamo anche la festa, la conversione di San Paolo, ma dobbiamo capire che cos'è conversione, perché Paolo non è che si converte dall'ateismo alla fede, o dall'ognosticismo, una forma gnostica alla verità che è Cristo, della Chiesa. No, Paolo si converte nel senso, come dice Barbaglio, un altro studioso molto importante di San Paolo, una conversione a Cristo, questo sì, scoperto con gli occhi della fede come chiave di volta del destino umano, dice Barbaglio. Ecco cos'è conversione. Anche se conversione, tante volte pensiamo la conversione è un evento unico nella vita, quindi noi abbiamo questo concetto, ma la conversione è di ogni giorno. Anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica si dice che la Chiesa è in questo cammino costante di conversione. Allora chi è che non capisce, no? No, la Chiesa fa determinate cose, la Chiesa è santa e peccatrice e ha bisogno di conversione, come tu ogni giorno hai bisogno di convertirti.
Ogni giorno si inizia, la Chiesa inizia con un salmo che dice: se oggi ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Ogni giorno abbiamo bisogno di convertirci. Allora, che significa conversione? Passare dall'ateismo alla fede? No, conversione lo significa ritornare ogni giorno a Cristo, stare sempre con Lui, vivere da figli, chiedere lo Spirito Santo per vivere da figli, fare la sua volontà, entrare nella storia, la nostra storia con le sue croci come figli, chiedere la conversione, tornare sempre a Cristo. Questa è la conversione di ogni giorno. Noi andiamo avanti di conversione in conversione. Ecco, questo è il termine conversione. Quindi, alla luce anche del termine conversione, quindi partendo dal presupposto che abbiamo detto che è una conversione a Cristo, che significa che l'esperienza di Cristo come risorto è atteso dagli ebrei, e questa esperienza ha cambiato completamente la visione di San Paolo, tutto il suo sistema anche di ragionamento, il sistema di fede, cioè è stato completamente stravolto. Quindi, se Gesù è il Messia, allora il tempo della legge è finito. Se Cristo è il Messia e Lui è l'unica, è la via della salvezza, allora la legge non è più via di salvezza, perché è arrivato Cristo che ha compiuto la legge. E quello che la legge indicava come prerequisiti per ottenere la salvezza non hanno più valore. Ecco, Lui ha conosciuto la grazia, questo è importante, la grazia, che tu sei salvo per la grazia, per l'intervento di Dio, per l'amore di Dio, a cui è richiesta la fede. E la grazia quindi è accessibile non solo più agli ebrei, ma anche ai pagani, per la fede. Quindi, se noi prendiamo la lettera ai Filippesi, abbiamo letta la prima volta, al capitolo 3, Paolo dice così: ma queste cose, sentite con che decisione, cioè, ma pensate, fermatevi un attimo a pensare, uno che era straconvinto che la verità fosse la legge, è tutto incentrato su questa mentalità, tutta la tua vita, arrivare a dire quello che adesso leggeremo. Pensate voi che incontro fantastico e stravolgente è stato con Cristo, che incontro di amore, che è una cosa che l'ha sperimentato. Se tu non sperimenti questo, ecco perché è importante dire che questo incontro con Cristo è una cosa che tocca il tuo essere, tutta la tua persona. Non è una cosa che solo intellettuale, tu non ci puoi arrivare, ci può arrivare, ma un conto è arrivarci con la testa, un conto è crederlo. E la fede, dice Papa Francesco nella Lumen Fidei, è un incontro con l'amore di Cristo che ti cambia, un incontro con l'amore di Cristo. Quindi Paolo ha fatto questo incontro di fede, un'esperienza di fede, un incontro con Cristo che gli ha cambiato la vita, che è stato conquistato da Cristo. E questo si legge, lo si intravede in questa lettera ai Filippesi: ma queste cose che per me erano guadagni, io le ho considerate perdita a motivo di Cristo. Anzi, Filippesi 3, 7, 11, anzi ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. Per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura. Mamma mia, le considero spazzatura per guadagnare Cristo ed essere trovato in Lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede, perché io possa conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dei morti. Questo è l'evento che ha trasformato la vita di Paolo, e come Paolo ne parla.
così in modo diretto e senza fronzoli, diretto, l'incontro con Cristo. Va bene? Quindi, conversione, abbiamo capito come si può parlare di conversione di San Paolo, perché questo, se voi prendete un libro su San Paolo, un manuale, troverete questa disputa tra i vari esegeti. Conversione o vocazione? La missione, chi si divide per un fronte, chi per un altro, però noi, secondo noi non c'è, è una chiamata, è un incontro, una conversione e un invito alla, è un invio alla missione. Ecco. Si può parlare anche di rivelazione, certo, perché Paolo ha vissuto una cristofania, manifestazione di Cristo, teofania, manifestazione di Dio, cristofania. Cioè, Paolo ha visto Gesù Cristo risorto, l'abbiamo letto, visto nelle lettere. Non ho veduto io il Cristo? Ecco. E anche una vocazione, questo è molto importante. Nell'incontro con Cristo è insita la chiamata all'evangelizzazione. Galati 1, 15, 16. Chi mi ha scelto fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato con la sua grazia, è piaciuto rivelare in me il suo figlio Gesù perché lo annunciassi alle genti. Quindi già la chiamata, la missione è insita nella conversione. Anche se leggete Atti degli Apostoli, per esempio Atti 26, dopo l'incontro con Cristo, dice: adesso alzati, io ti ho costituito ministro e testimone delle cose che hai visto di me, di quelle per cui ti apparirò e ti manderò. No? Tutto quel discorso che leggete in Atti 26, 16, 18. Ecco, quindi la vocazione, l'invio alla missione è strettamente collegato all'esperienza con Cristo. In effetti, se tu non puoi essere un evangelizzatore se prima non incontri Cristo, il discorso che facevamo prima. E si capisce anche perché Paolo parla, no, della sua vocazione quando deve annunciare il Vangelo. Ecco, adesso capite tutto il discorso che abbiamo fatto precedentemente? Bene. Cosa succede dopo l'incontro, dopo l'evento di Damasco? Leggiamo che da Galati 1, 16, 17, cioè la lettura che abbiamo proclamato questa mattina all'inizio della lezione, leggiamo che Paolo andò in Arabia e poi fece il ritorno a Damasco. Ecco, questo ci fa supporre che Paolo, immediatamente dopo l'incontro con Cristo, si sia diretto a Damasco, come conferma Atti 9:19, cioè sono andato in Arabia, dopo ho fatto ritorno a Damasco. Quel ritorno significa che prima era stato a Damasco, ovviamente andava verso Damasco, c'è stato l'incontro con Anania, che leggiamo in Atti, e lì è stato sicuramente un tempo, non sappiamo quanto, a contatto con i cristiani, e lì è stato cioè anche conosciuto, ha domandato, avrà domandato, si sarà lasciato, ecco, anche catechizzare in un certo senso, contatto con la Chiesa. Vedete che non è una cosa, non è che Paolo è parte, no, 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 sempre in contatto con la Chiesa, in comunione, fa parte, no, della, non è una, è nella Chiesa. Quindi Paolo dice che va in Arabia, ma dov'è l'Arabia? Allora, al tempo di Paolo, per Arabia si indicava l'immenso territorio che si estendeva dalla Siria fino al Mar Rosso e l'Oceano Indiano, cioè da nord a sud, dalla Siria fino all'Oceano Indiano, Mar Rosso, e dal Golfo Persico fino al Giordano, est-ovest. Pensate voi che territorio. E questo divenne il territorio della provincia romana. Pensate voi all'impero romano che aveva conquistato tutto questo. Ecco qua più o meno. Vedete? Questo è l'impero romano. Ecco. Qui sta Israele, va bene? E l'Arabia è tutto questa, va bene? No, qui sopra la Turchia, qui sotto, va bene? Il Mar Rosso, il Golfo Persico, eccetera. Oh, però. Diciamo subito una cosa, e lo vedremo. Paolo non è che è andato nell'attuale Arabia Saudita, va bene? Vedremo dove Paolo probabilmente è andato. Oh, in questo diciamo, territorio così vasto, semidesertico, sono città molto importanti,
Per esempio, Gerasa, una città che sta in Giordania. Ecco qua, vi ho fatto delle foto. Queste foto sono originali, le ho fatte io. Sono stato in Giordania con presbiteri del seminario. E Israele, Giordania, ecco. E Gerasa è fantastica, una città piena di reperti archeologici. Un'altra città importantissima dell'Arabia, della provincia romana, era Petra. Avete mai sentito parlare? Eccola qua. L'avete vista sicuramente questa immagine. Ecco, notate la bellezza di questa foto, eh? Sono scherzo. Ecco, Petra. Allora, parentesi simpatica, qual è il film che hanno girato qui? Indiana Jones. Ecco, Petra. Petra era la capitale, o meglio, è dove risiedeva Aretra IV, che era il re dei Nabatei, il regno dei Nabatei. Dopo vedremo, anche ci abbiamo un indizio, no? Che Paolo a Damasco è stato calato da. Perché Aretra voleva imprigionarlo, eccetera. Ecco un'altra immagine, adesso vi faccio vedere della città di Petra. È una città costruita nella roccia, vedete? E la cosa brutta è la mia sensazione che è stata lì, è un regno di morte, perché in fondo erano tutte anche tombe, un po' triste. Triste, quando è vero, quando tu non c'hai l'annuncio di Cristo, anche le cose belle, però sempre c'è un senso di morte. Perché i cristiani fanno le cose belle? Perché hanno sperimentato Cristo e la bellezza di Cristo. E il cristiano è la bellezza, no? Fa parte dell'essere cristiano. Va bene. Questa è una cosa mia personale. Quindi, secondo Matthew Conner, questo studioso che cito spesso, per un ebreo di Gerusalemme del primo secolo, l'Arabia è una parte più ridotta, quello che dicevo prima, cioè l'attuale regno di Giordania, più entrambi i lati del golfo di Aqaba. Aqaba. Ecco, Petra sta qui. Adesso un attimo lo segno col puntatore. Petra, eccolo qui. Rendervi conto, qui sta Israele, ecco Gerasa, quella che vi ho fatto vedere prima, il Monte Nebo, ricorda Mosè, va bene? Sta qui. Poi un'altra città importante era Amman, che ovviamente era nell'antichità era Filadelfia. Bene. Quindi questo era il territorio dei Nabatei, il cui re, Aretha IV, regnava da Petra, quindi ecco perché vi ho fatto vedere Petra, perché questo regno era governato da Aretha. Ecco, quindi abbiamo visto, questa è un'altra immagine che ci fa vedere del percorso che ha fatto Paolo, questa immagine è presa dall'internet, da Damasco, probabilmente ecco, andrà qui in Arabia. Bene, il regno dei Nabatei, come ho fatto vedere prima, da qui ritorna a Damasco, dopo andrà a Gerusalemme, eccetera, eccetera. Ecco perché Paolo va in Arabia. Ecco, interessante l'interpretazione di San Girolamo, secondo il quale l'apostolo si diresse in Arabia per riflettere e meditare sull'evento appena vissuto che l'aveva consacrato apostolo delle genti. Ecco. Va un attimo nel deserto, una zona desertica, per riflettere quello e meditare l'evento che ha vissuto. Però non è escluso anche il motivo di prudenza, cioè l'allontanamento di Paolo è servito per non suscitare immediatamente una reazione da parte della comunità giudaica di Damasco, no? Quello che era a favore no? dei farisei, adesso si trova a favore dei cristiani. Allora, per evitare una immediata sommossa, ora i fratelli,
lo convincono, ecco, un attimo a allontanarsi. Queste sono le ipotesi, non lo sappiamo, probabilmente sono queste. Va bene. Dopo 3 anni dalla conversione da Damasco, Paolo va a Gerusalemme per conoscere Cefa e vi rimase 15 giorni, come leggiamo da Galati 1, 18, 20. L'abbiamo visto letto questa mattina. Qui siamo più o meno verso il 37-39. Cosa si sono detti Paolo e Pietro? Non lo sappiamo. Sicuramente Paolo avrà raccontato questo evento che gli ha cambiato la vita. Pietro, che già da 7 anni sta predicando il Vangelo, Pietro gli avrà dato delle informazioni, lui che ha vissuto con Gesù Cristo. Pensate anche che cosa bella, no? Contatto diretto con i testimoni oculari della vita di Cristo. Quindi anche lui ha ricevuto tanto da Pietro. Questo per dirvi che cosa? Che la Chiesa senza Pietro, anche i carismi suscitati nella Chiesa senza Pietro, non vanno. Paolo, questo carisma che Dio ha suscitato nella Chiesa, è sempre in comunione con Pietro, sempre. Vedete la bellezza dello Spirito Santo? Se, la comunione, cioè che, cos'è, qual è il motore dell'evangelizzazione? La comunione, la comunione. Tanto che Gesù stesso dirà nel Vangelo di Giovanni, come io sono in loro e tu in me, così anche loro siano uno, perché il mondo conosca che tu li hai amati e che hai mandato me, l'unità. Giovanni 17:23. L'unità, essere uno. I cristiani vivono nella comunione e questa comunione è il motore che porta avanti, incentiva la missione, la comunione. Non si fa mai le cose da soli, mai. Bene, qui fece l'esperienza con Pietro, come vi dicevo, un racconto reciproco dell'esperienza di Cristo. Anche Barnaba, sappiamo in Atti 9:28, che lo presentò agli apostoli. Sappiamo che Paolo incontrò Giacomo, Pietro, no? Non tutti gli apostoli, però ecco le colonne, diciamo, di Gerusalemme. Però che è successo? Che a causa dei giudei, di lingua greca, interessante, questo lo abbiamo in Atti 9:29, si dice appunto che questi giudei erano di lingua greca. Chi erano questi probabilmente? Erano quelli che avevano fatto lo stesso percorso di Paolo, quindi della diaspora, che erano venuti a Gerusalemme per la loro formazione. Allora Paolo si trova di fronte a questi, allora comincia a parlare con questi, no? Quindi loro, suoi coetanei, suoi, diciamo, tra virgolette, ex colleghi, no? E Paolo, appunto, perché questi avevano, si erano scagliati contro Paolo, dovette lasciare Gerusalemme e andare prima a Cesarea Marittima e poi a Tarso. Ecco, da Gerusalemme andrà a Cesarea Marittima, che sta qui, e poi va a Tarso. Poi andiamo avanti, stiamo andando molto veloce, vedete? Cioè, perché vogliamo arrivare appunto a studiare le lettere di San Paolo, sennò facciamo un corso su Paolo e non sulle lettere. Allora, da Gerusalemme ad Antiochia. Da Galati 1:21, veniamo a sapere che Paolo predicò nella provincia romana della Siria e della Cilicia. E Barnaba venne a Tarso, lo trovò e lo condusse ad Antiochia per iniziare una missione che toccherà tutta l'Asia Minore e tutto il bacino mediterraneo. L'immagine che ho fatto vedere prima la ripropongo. Ecco Paolo. Tornato a Tarso, comincia a evangelizzare in questa zona, la Cilicia e la Siria, va bene? Vedete? Dopo da qui, Barnaba da Antiochia va a Tarso, trova Paolo e lo porta ad Antiochia. E qui iniziamo, ecco, il primo viaggio di Paolo e Barnaba. E vi ho messo questa immagine, la trovate dappertutto, i viaggi di Paolo. Prendete la Bibbia di Gerusalemme, alla fine trovate l'immagine di Paolo. Scusate, l'immagine che riporta i viaggi di Paolo. E quindi,
Paolo e Barnaba, ho messo tra parentesi Giovanni Marco, perché non so se avete letto negli Atti, quando avete studiato gli Atti, succede qualcosa che alla fine turberà anche il rapporto tra Paolo e Barnaba, e probabilmente dagli studi questo problema è incentrato sulla figura di Giovanni Marco, il quale iniziò la missione con Paolo e Barnaba, poi sappiamo dagli Atti che lasciò la missione e andò a Gerusalemme, e questo Paolo non gli è piaciuto, ci è rimasto male. Dopo vedremo che Paolo, che Barnaba vuole portare nel secondo viaggio anche Giovanni Marco, e Paolo no. Allora da lì si dividerà la strada di Paolo e Barnaba. No che sono arrabbiati, però hanno deciso così. Quindi il primo punto di questo viaggio, la prima tappa, è stata Cipro, va bene? Dove cominciano la predicazione delle sinagoghe e dei giudei, poi arrivano a Pafo e qui convertì il proconsole Sergio Paolo, come leggiamo in Atti 13:4-12. Salpati da Pafo arrivano ad Antiochia di Pisidia, 160 km, va bene, di navigazione, e qui appunto, come vi dicevo prima, Giovanni fece ritorno a Gerusalemme. I motivi non li sappiamo. Alcuni pensano che per il modo di Paolo non si sa, cioè tutte diciamo ragionamenti che non li sappiamo. E, ecco, qui Paolo e Barnaba tengono una catechesi alla sinagoga, lo abbiamo in Atti 13:15-43, e dopo un primo approccio positivo con i giudei seguirà una reazione violenta. Questo vedremo, no? C'è sempre negli Atti questo: vengono accolti nella sinagoga come stranieri, come dottori. Sapete che nella sinagoga accoglievano chi veniva da fuori e lasciavano loro la parola, no? Soprattutto se erano persone. E quindi vedremo, San Paolo farà una catechesi, una prima accoglienza, seguirà una reazione contraria, tanto che Paolo e Barnaba devono fuggire, e questo vedremo in diversi punti. Cioè, questa è una caratteristica della missione di Paolo, e quindi si rivolgono ai pagani. Ecco, interessante questo passaggio, no? Si rivolgono prima ai giudei, che li accolgono in sinagoghe, alla fine si rivolgono ai pagani. Da qui vanno a Iconio, dove si verifica la stessa situazione, che è analoga ad Antiochia. Poi vanno a Listra e qui conoscono Timoteo. Interessante, Timoteo diventerà un collaboratore di Paolo, diventerà un compagno di missione. La seconda lettera ai Corinzi: io, Paolo e Timoteo. Timoteo aiuterà Paolo, committente della lettera, seconda lettera ai Corinzi, come vedremo. E qui si rivolgono direttamente ai pagani. Poi andrà a Derbe, cioè praticamente questa è l'unica città in cui Paolo e Barnaba non hanno una reazione contraria. Questa è l'unica, Derbe è l'unica città di fatto dove non troveranno l'ostilità dei giudei. E da qui cosa fanno? Interessante, eh? Interessante una cosa. Non è che da qui, finito il viaggio, vanno ad Antiochia. Ritornano indietro. Perché ritornano indietro? Perché tu annunci, si forma una comunità, non puoi lasciare quella comunità. Allora ritornano per confermare nella fede i fratelli, vanno a visitare le comunità che hanno formato, che hanno fondato. Questo è molto importante. Non sempre Paolo riuscirà a far visita a tutte le comunità. Tante volte, come vedremo, supplirà la sua assenza con le lettere. Ecco perché, capite le lettere? Perché Paolo scrive le lettere? Ma il primo intento di Paolo è quello di annunciare direttamente. Dopo, per motivi ovviamente logistici e non solo spaziali ma anche temporali, Paolo è costretto a scrivere delle lettere. Ma come abbiamo detto la volta precedente, la lettera è in funzione di che cosa? Della proclamazione in assemblea. Quindi il discorso che si cristallizza nella lettera si riprende vita in certo senso nella proclamazione a voce. Bene, poi qui abbiamo l'assemblea di Gerusalemme,
Una volta che Paolo e Barnaba sono tornati a Antiochia, si scontrano con una dura realtà, cioè si sono infiltrati nella comunità di Antiochia dei giudei cristiani che pretendevano la circoncisione come condizione per essere salvi. Allora, tenete presente quello che abbiamo letto nella lettera ai Filippesi, no? Si incontra con costoro che si sono infiltrati e vogliono imporre la circoncisione come condizione per essere salvati. Lui che considera tutto come una spazzatura, pensate che reazione che ha potuto avere Paolo. Però noi pensiamo che Paolo è un iroso, no, tutto per lo zelo, non più essere per re, ma per Cristo, per amore a Cristo. Lo vedremo anche nella lettera ai Corinzi, nelle debolezze, le sofferenze, le persecuzioni, per amore a Cristo, per Cristo. Ecco, Paolo, dopo una visione, l'abbiamo riportata in Galati 2:2, e dopo la decisione dell'assemblea, quindi dell'assemblea di Antiochia, comunità di Antiochia, Atti 15:2, decide di salire a Gerusalemme insieme a Barnaba e alcuni altri compagni per incontrare gli apostoli e per parlare di questo problema. Ecco, qual è il frutto di questo incontro che tanti chiamano il Concilio di Gerusalemme, meglio l'Assemblea di Gerusalemme, ecco. Qual è il frutto? Che la verità del Vangelo è salva. E però ci sono delle condizioni, che adesso non leggiamo, però avete sicuramente studiato e troverete negli Atti degli Apostoli, per esempio la colletta, alcune clausole che Giacomo dà, per esempio quelle delle mangiare le carni, eccetera, offerte, eccetera. Va bene, da qui ritorna ad Antiochia, e insieme questa volta a alcuni emissari della Chiesa di Gerusalemme, tra cui Giuda, Barsabba e Sila. Sila sarà un compagno di viaggio di Paolo, importante. E tornarono ad Antiochia, riferirono tutto l'accaduto, pensate che gioia, no? E Pietro andò anche lui, in secondo momento, ad Antiochia, per vedere che cosa, secondo alcuni studiosi, per vedere la bellezza di una chiesa mista, pagani, che si sono convertiti, giudeo-cristiani, vedere la bellezza di come vivevano in comunione. E un primo momento Pietro non ha nessuna difficoltà a mangiare con loro, a vivere, a celebrare anche la cena del Signore senza nessun problema. Però che succede? Succede che avviene una visita inaspettata di alcuni giudeo-cristiani, i quali vengono a visitare anche loro la comunità, e Pietro cosa fa? Pietro si allontana per prudenza, questo è molto importante sottolinearlo, per prudenza dalla comunità, dai cristiani di Antiochia, no? Perché per evitare uno scontro tra questi giudeo-cristiani che ancora avevano le loro convinzioni qua della legge, eccetera, eccetera, Pietro per prudenza si allontana, tra questi anche Barnaba e alcuni cristiani di Antiochia. Questo Paolo non lo può accettare, tanto che, anche la bellezza, Paolo se la prende con Pietro. Leggiamo in Galati 2:14-21, anche la bellezza della verità. Quando tu vuoi bene a un fratello, gli dici la verità, lo correggi per amore. Anche bello vedere che Pietro, il primo papa, riconosce l'errore, no? Tante volte noi abbiamo questa figura del papa che... No, il papa, anche vedete Papa Francesco? Ecco, l'umiltà, no? Vero? Ecco, questo è Pietro, bellissimo, anche l'umiltà di Pietro, ci fa vedere la bellezza dell'umanità, anche della Chiesa. Va bene. E quindi Pietro riconosce l'accaduto, l'errore, e ribadisce la verità del Vangelo. E qui nasce e inizia il secondo viaggio. Ecco, stiamo arrivando, vedete? Stiamo arrivando al centro del nostro studio, perché nel secondo viaggio, come già vi anticipavo, ci sono le diverse lettere, e quindi entreremo in modo più approfondito nello studio delle lettere paoline. Secondo viaggio, anche qui vi ho messo un'immagine relativa al secondo viaggio,
molto più lungo, vedete? Questo viaggio Paolo, ecco, lo farà insieme a Sila, quel emissario di Gerusalemme che si unirà a Paolo, non più con Barnaba, per i motivi che vi ho detto prima. Barnaba farà un altro viaggio. E dopo non sappiamo più dove la vita di Barnaba, non la conosciamo più, di questo apostolo. Sappiamo che lui prenderà un'altra strada nel viaggio apostolico, Paolo invece un'altra, insieme a Sila. E qui, come vi dicevo prima, farà ritorno nelle chiese che ha fondato, visitandole, ecco l'amore che ha questo padre della fede nei confronti dei suoi figli. Quindi fece visita alle chiese fondate in Assiria, nella Cilicia, nella Licaonia, nella Pisidia, all'Istra, ecco, vi dicevo prima, incontra Timoteo e lo convince a unirsi alla missione. Quindi ecco Paolo, Sila e Timoteo. E qui, a causa di una improvvisa malattia, si fermò in Galazia, centro-nord della Turchia, e approfittò per evangelizzare la comunità, e formò una comunità, cioè per evangelizzare, e forma lì una comunità, dopo la lettera dei Galati, no? La chiesa della Galazia. Dopodiché il Signore spinge i missionari verso Troade. Qui Paolo ha la visione, che leggiamo in Atti, no? Di questo Macedone che gli dice aiutami, vieni in Macedonia. Allora Paolo decide di cambiare rotta. Vedete com'è bello? I viaggi di Paolo sono segnati dallo Spirito. Gesù dice: lo Spirito è come il vento, non sente dove viene e dove va, è la libertà, no? È guidato dallo Spirito. Il Signore così fa le cose, non è che ti fa un programmino, il viaggio Paolo è questo, no. Paolo si lascia condurre dallo Spirito. E com'è che Paolo capisce queste cose? Ecco, ritorniamo alla cosa concreta. Nella storia vede che lui c'è una malattia, e il Signore forse lo chiama a evangelizzare lì in Galazia. Ha questa visione e capisce che deve andare in Macedonia. Vedete? Nella storia concreta. Ecco perché passiamo e attraversiamo la storia di Paolo. Non possiamo prescindere da questo. E concludo quest'ultima diapositiva, così finiamo per oggi. Paolo, dopo sbarcano a Neapolis, dopo 230 km di navigazione, e raggiunge Filippi. Qui ecco, trova una sinagoga, e non trova, scusate, una sinagoga, ma un luogo di preghiera, perché i giudei non erano così tanti da formare una sinagoga. E questo luogo di preghiera si trova lungo il fiume, perché? Perché lì era più facile per i giudei fare le abluzioni. E qui trova delle donne, tra cui Lidia, ed era timorata di Dio, cioè che aveva conosciuto già il giudaismo nel passato della sua vita. Ecco, Lidia accolse a casa sua Paolo, il quale annunciò a tutta la sua famiglia la buona notizia, i familiari vengono battezzati, e qui nasce la comunità di Filippi. Ecco, vedete il ruolo importante delle donne? E chi è che non legge bene la scrittura fa delle interpretazioni negative al riguardo? Le donne sono fondamentali, voglio dire. Se voi leggete bene la Bibbia, scoprite le cose, la bellezza, no? La bellezza è il ruolo fondamentale delle donne. Chi è che porta l'annuncio agli apostoli? Le donne. Perché Cristo ha voluto così? Ecco, a voi la risposta.